Noi siamo abituati a vedere le interviste in un certo modo. Prima di tutto, vediamo le interviste all'interno delle trasmissioni televisive. Ce ne sono a iosa, perché ci sono gli ospiti che vengono intervistati durante gli spettacoli. Poi ci sono i telegiornali che intervistano delle persone. Poi ci sono i reportage che presentano persone che parlano e che sono variamente intervistate. Tutta la cronaca sportiva è basata fondamentalmente, una delle sue pietre miliari è proprio l'intervista. Quindi abbiamo una concezione dell'intervista che in realtà non corrisponde a ciò che io invece vi vorrei trasmettere questa sera, perché la maggior parte delle cosiddette interviste non fanno parte di una vera e propria narrazione. Invece noi vogliamo proprio inserire il concetto di intervista all'interno di quello di narrazione, di storytelling. E quindi questa sera faremo sostanzialmente due cose fra le altre. Uno, non parleremo mai di documentazione, reportage e intervista classica. Non parleremo del modo comune con il quale l'intervista viene utilizzata. E la seconda cosa è che invece voglio portarvi poi subito con questo gioco e con successivi spezzoni filmici, vi voglio portare all'interno di un mondo radicalmente diverso che è fatto ed è costruito, diciamo così, sulla poesia prevista, quella poesia che ci consente di collocare l'intervista all'interno di una storia, di farne addirittura il pilastro e di costruire una vera narrazione intorno a uno strumento oggi appunto largamente diffuso, ma utilizzato solo per un mero scopo informativo. Adesso facciamo il gioco degli abbinamenti. Quindi ci rechiamo attraverso questo link, ci rechiamo praticamente qui. Dovete, siete già al lavoro, allora inserite, siete diventate esperte. Allora inserite nome e cognome e poi su questa riga, io ho la prima riga, è l'esempio di Mario, no? Allora dovete scrivere domanda faresti e quale risposta otterresti con questa inquadratura. Bene, quindi che cosa vi ispira quell'inquadratura? Cioè che domanda vi ispirerebbe? E che risposta potreste ottenere data quell'inquadratura? Perché vedete, la posizione non è mai casuale. L'assetto umano non è mai casuale. Per esempio, Marina dice qua nella prima immagine: come ti è sembrata la proposta? Estremamente gradita, l'aspettavo. Signora che è seduta in questa posa e un bel sorriso. Rimaniamo sempre sulla prima immagine. Da quanto tempo segui le lezioni di Alberto Pian? Oh, credo davvero dall'inizio, mi diverto molto. Simpatico. Bene, poi Ilaria, vediamo un po', vado un po' a caso, eh? Vado un po' a caso. Che cosa hai provato la prima volta che l'hai incontrato? Interesse, imbarazzo, piacere. Bisogna, vedete, la prima cosa da fare è cercare di comprendere il tipo di espressione di questa ragazza. È un'inquadratura molto precisa, la pone in un piano, quasi piano americano, che la presenta seduta, lei sorride ed è molto rilassata, quindi potrà dare solo risposte a domande che non la mettono in tensione. Non si risponde così a domande particolari. Vediamo se c'è qualcuno che invece l'ha interpretato diversamente. Che rapporti ha con la sua collega? È una persona fantastica. Però attenzione, perché per esempio, andiamo a vedere bene, perché è vero che lei sorride, però allo stesso tempo sembra anche un po', leggermente la stessa. Se avete la stessa impressione. Per cui io scarterei tutte quelle domande, quelle risposte che spingono invece ad avere un certo entusiasmo.
Perché l'espressione dell'entusiasmo è un'espressione aperta, un'espressione nella quale le braccia si allargano, il viso, il corpo prendono una posizione. Lei sorride, però c'è qualche cosa che si trattiene. Quindi, per esempio, se lei dice è una persona fantastica, rapporti con la collega, sì, non c'è da mente. Il tuo viso è radioso, come mai? Io ho imparato ad amare la vita. Ecco, possiamo precisare la domanda. Il tuo viso oggi è radioso, in merito a quale circostanza? Ricordiamo che quando svolgiamo un'intervista, poi lo vedremo, ma dobbiamo cercare di essere il più precisi possibili. Pubblicizza un dentifricio, sì, sbiancolini. A che cosa stai pensando? Cri alla mia giovinetta. Ecco, la domanda potrebbe invece essere questa. Che cosa pensi della tua giovinezza? Ed ecco che allora si potrebbe spiegare questa posizione che esprime un sorriso da un lato, quindi una condiscendenza, un ricordo piacevole nei confronti della propria giovinezza, però anche una sorta di reticenza nel, appunto, capire l'intervistatore fino al punto in cui vuole arrivare, scavare nel suo passato, che potrebbe metterla in imbarazzo. Anna Rita, che cosa pensi a ciò che è successo ieri? Quindi precisiamo sempre le domande. Non a che cosa pensi, ma a che cosa pensi di quella circostanza, che cosa pensi di ciò che è successo ieri alle 17? Sta guardando la recita di suo figlio, Ceci, manca la domanda. Quanto ti interessa questo libro? Cavoli, mi piace un sacco. Che cosa stai pensando? Mi ricordo una giornata al mare. Di quale aspetto del suo carattere vorrebbe raccontarci? Beh, naturalmente della mia anima introspettiva. Ecco, mi sembra che questo sia molto azzeccato. Tra quelle che ho letto, questo mi sembra una delle più azzeccate. Perché? Perché presenta la disponibilità al racconto e quindi certamente una, come dire, un piacere di raccontarsi, ma allo stesso tempo tocchiamo qualche lato, naturalmente qualche aspetto che è privato, che potrebbe anche infastidirlo, preoccuparlo, sulla quale potrebbe essere renitente. Virginia dice: soddisfatta della sua carriera? Naturalmente sì, direi che è un'espressione adeguata perché sì, ma non presenta questa gioia e questa adesione alla felicità completa rispetto alla sua carriera, il che vuol dire che fondamentalmente le piace, ma naturalmente siamo sempre in un luogo di lavoro, quindi. Si vede che sei felice, dice Ornella, pensi che ci saranno ulteriori progressi futuri? Sono già felice così, è il massimo. Ecco, ormai naturalmente qui adesso stiamo solo facendo delle considerazioni, no? Perché poi ci servono per affrontare bene questo tema. Ma una domanda, per esempio, di questo genere sarebbe carino modificarla in questo, cioè non anticipare le emozioni che l'intervistato presenta. Quindi lasciare lui esprimersi. Quindi si vede che sei felice, sì, è chiaro, no? Perché c'è un sorriso, quindi gli puoi chiedere perché sorridi, è relativo a, puoi introdurre l'argomento, è in merito ai tuoi progressi, la cambierei leggermente proprio per non rischiare di anticipare, cioè di mettere in bocca all'intervistato quello che poi fondamentalmente lui deve dire. Ecco, comunque sono interpretazioni. Ricordatevi sempre del principio di Kulezov per chi ha seguito il telegramma sul montaggio, sulla creazione della storia in sedi di montaggio, per cui può anche darsi che noi attribuiamo a questa immagine una nostra proiezione, anche perché in quel seminario vi spiegavo
che è impossibile, è molto complicato definire da una immagine, quindi da un fotogramma, tutto un atteggiamento di un soggetto, che invece noi possiamo desumere dal comportamento all'interno dell'ambiente, quindi dall'azione. L'azione è ciò che poi cristallizza i sentimenti e le emozioni, mentre invece il fotogramma fotografa qualche cosa che noi non conosciamo, perché non sappiamo in queste immagini che cosa c'è stato prima e non possiamo immaginare che cosa ci sarà dopo. Quindi tenete conto che è un esercizio sul quale può giocare anche un ruolo relativamente significativo la nostra stessa proiezione. Ecco, passiamo alla seconda colonna, quindi alla seconda immagine. C'è questo ragazzo che riflette e ha uno sguardo serio, la bocca un po' storta. Vediamo cosa dite. Per esempio, dite: come ti è sembrata la proposta? Ho subito pensato che ci fosse sotto qualcosa. È pensieroso, riflette, certo, è diffidente, forse addirittura un po' arrabbiato. Che cosa ricorda di quel giorno? Non ricordo, mi faccia pensare. Sì, questa va bene se il contesto precedente fosse stato un contesto di preoccupazione per questo soggetto. Quindi di quel giorno, in quel giorno è capitato un avvenimento significativo. Precisiamo sempre nella domanda l'argomento. Quale dolce hai deciso di prendere? Non so, magari cioccolato al peperoncino. Ecco, qui non saprei, perché non mi sembra tanto un'espressione da dolce. Gli si viene offerto di prendere un dolce è perché siamo in un contesto in cui è rilassato probabilmente. Dunque può esserci un momento di esitazione, però qui il soggetto mi appare piuttosto preoccupato. Come ti trovi con le nuove lenti a contatto? Molto bene, ravvivano anche il colore degli occhi. No, perché lui non si trova molto bene. Mi sembra che proprio questa immagine non rappresenti il fatto che si trovi bene, dice Maria Rosaria. No, dice qualcuno, l'ho perso. Dove si trovava al momento dell'omicidio? Che domanda è? Cosa vuole insinuare? Ho perso mia moglie, lei mi sta accusando. Certo, mi sembra proprio il caso. È chiaramente un atteggiamento difensivo, questo dice Anna Maria. Vediamo un po' a caso qua e là. È stata una bella esperienza. È stata una brutta esperienza. Hai superato, Carmen? Allora, ricordatevi sempre questo, lo ripeterò diverse volte e ne parleremo poi. Ci sarà una slide anche dedicata a questo. Non anticipare mai niente della risposta dell'intervistato. Quindi, che cosa ne pensi dell'esperienza, di ciò che è successo ieri? Ecco, che poi tutti sanno che è brutta. Vediamo un po', dove hai trascorso l'ultimo film? Saranno fatti miei. Allora, qui abbiamo una conversazione tesa. Una conversazione tesa, e quindi, anche se la domanda sembra innocua, invece abbiamo una risposta che è chiaramente sulla difensiva. Dove vorresti essere? Proviamo a precisarla. Manca il nome. Chi è che ha scritto dove vorresti essere? Guarda che manca il tuo nome e il cognome. Fammi pensare, sì, fammi pensare, è così, però è un pensiero, non è una riflessione serena, è una riflessione preoccupata. Quindi la domanda, secondo me, se fosse lasciata così, dove vorresti essere, fammi pensare, dove vorresti essere nel caso in cui in quel momento lui debba rispondere di qualche evento particolarmente significativo, traumatico, problematico, ecco, diciamo problematico. Andiamo un po' a ruota libera, così a analizzare. Perché sei arrabbiato?
perché quel cretino stava per investirmi. Non mi sembra arrabbiato. Sì, c'è un'espressione, è vero, c'è un'espressione di arrabbiatura, ma c'è anche un'espressione di riflessione, di assenza di un soggetto che sembra immerso nei suoi pensieri. È importante riflettere su questo tema perché, poi per le cose che vedremo poi tra poco anche. Passiamo alla terza immagine. Che emozione hai provato quando hai ricevuto l'invito? Ah no, questo è l'esempio che ho fatto io. Che cosa ricorda di quel giorno? Fu un incontro travolgente. Intanto è plurale perché parlano tutte e due, quindi l'intervista in questo caso a tutte e due le persone. Saranno loro che poi si regoleranno nella risposta e se risponderanno tutti insieme, vabbè, pazienza, potrete sempre riporre la domanda. Come ti è sembrata la proposta? Guardaci, ci sposeremo. Ok, cosa ci raccontate del vostro viaggio di nozze? Siamo partiti in due e tornati in tre. Bene, mi sembra che questo sia molto pertinente. È soddisfatto della sua carriera? È stata più di esperienza lavorativa. Non ho capito bene la risposta, comunque è uno, sono soddisfatti, va bene. Ricordatevi che sono in due. Ma quanto siamo felici? Tantissimo. Sì, però questa è un'intervista, quindi qualcuno deve porgli una domanda. Che bellezza, abbiamo vinto, anche la prossima gara sarà nostra. Sì, se questi due atleti stessero insieme, è raro nel mondo dell'atletica che stiano insieme e soprattutto che gare maschili, che ci siano gare miste, maschili e femminili, per cui direi non è impossibile, ma è poco probabile. Quanto tempo non vi vedevate? 8 mesi, lui lavora in America e io qui in Italia. Bene, mi sembra corretto, quindi c'è in corso un incontro, un abbraccio e quindi l'intervistatore va avanti a esplorare la loro storia e così via. Anche qui si vede che siete veramente felici, beati voi. Questa non è una domanda, non è una cosa che l'intervistatore dovrà mai dire perché trapela, come dire, una sorta di invidia nei loro confronti o di dispiacere nei confronti della propria esistenza. Quindi simpatica la cosa. Vediamo la quarta, no? Siamo alla quarta, giusto? Allora, uno, due, tre, quattro, quanti sono? Cinque, no? L'immagine. Vediamo la quarta. La quarta è questo ragazzo appoggiato al muro. Vedete che rispetto a quell'altro, anche lui sembra che rifletta, sta pensando, però non è immerso nei sentieri, non ha lo sguardo un po' chiuso come nel primo caso. Quindi sembrerebbe più rilassato. Vediamo come l'avete interpretato. Cosa ricorda di quel giorno? Sono ancora disperato. Disperato non mi sembra che sia disperato. Non mi sembra che sia disperato. Mi piace che Barbara ha cercato di porre sempre la stessa domanda, variando la risposta in base all'inquadratura. Interessante questa sua scelta. Però in questo caso, secondo me, non esprime disperazione. Come ti è sembrata la proposta? Proposta? Secondo lei era una proposta? Mi vergogno per chi l'ha fatta. Beh, dovrebbe esserci un po' di incazzatura, non c'è. Che cosa sta guardando? Quanto sei bella. Bellissimo questo. Sì, ma dovrebbe sorridere perché altrimenti è un cafone nei confronti di questa ragazza che, verso la quale lui propone un complimento. Quindi un gentleman non risponderebbe così, con questa espressione. Che stai aspettando? Nessuno, mi guarda un po' intorno. Ecco, una risposta evasiva. Una risposta evasiva che chiaramente difende la propria privacy. Che ne pensi della variazione del clima? Ma avrei maglia meno pesante. Sì, ci potrebbe stare. È una riflessione, niente di che, non ci sono grandi emozioni. Ecco,
Questo ragazzo non esprime grandi emozioni. Da quanto tempo è in sala operatoria? Troppo, il bambino non nasceva e hanno deciso per il cesareo. Potrebbe essere, sì, potrebbe essere, perché si potrebbe interpretare anche come un volto stanco, come se ci fosse una certa, non dico no, stress, probabilmente no, ma stanchezza. Forse manca il dato della preoccupazione, però comunque non lo vedo male questo abbinamento. Qual è il problema? Sono preoccupato per la partenza. Sì, potrebbe esprimere un certo livello di preoccupazione, oltre che di riflessione. Come è andato l'esame? Era difficile, ho risposto quello che sapevo. C'è un'incertezza, va bene, esprime anche un'incertezza. E dopo una fatica, in diversi, quindi avete interpretato questa inquadratura come portatrice di elementi di fatica, se non di stress entro certi limiti, di riflessione, in certi casi di preoccupazione o di incertezza. È una pausa, il ragazzo si prende chiaramente una pausa, mentre qui lui è molto riflessivo, forse anche un po' arrabbiato nella seconda inquadratura, eccolo, invece quest'altro ragazzo, come dire, si prende chiaramente una pausa. Com'è andata la riunione? Non come volevo. Ma non lo so, più che dire forse non come volevo, potrebbe essere un non saprei. Mi sembra forse più appropriato, perché Evo esprime chiaramente una delusione. Non vedo segni così forti di delusione. Però, ripeto, siamo sul terreno di Kulesov qui, quindi. Ecco, vediamo l'ultima che è curiosa. Che cosa ricorda di quel giorno? Eravamo tutti insieme, una bella compagnia. Non so, perché è un'immagine curiosa. Intanto, vedete, ci sono quattro persone allineate. È molto difficile che nella vita reale quattro persone compaiano allineate così. Devono allinearsi. Non può capitare per caso. Possono allinearsi perché, non lo so, sono una band che suona, che si mette in posizione per scattare una foto. Oppure sono pronti a entrare in pista per ballare, oppure stanno tutti osservando il passaggio di qualche cosa. Però chiaramente non è una posizione naturale. Non essendo una posizione naturale, ci dovrebbe essere per noi naturale chiederci perché sono in quella posizione. E quindi cercare di organizzare l'intervista attorno a questo fenomeno. Siete fratelli? Perché non si vede? Ecco, allora siete fratelli, la domanda è stata posta prima e poi tutti si sporgono per mostrare la loro similitudine e il loro legame. Bene. Di che paese? Da che paese venite? Dall'aldilà. Da che paese venite? Dall'aldilà. E boh, no, sono troppo lontani da un'espressione inquietante per farci paura, però boh, chi lo sa, forse c'è questo tratto più grigio degli ultimi due personaggi che potrebbe, ma è lui che, diciamo, ha uno sguardo, i primi due, ma anche gli altri poi lo riprendono, ma nei primi due è molto marcato. C'è uno sguardo attento, furbo, pronto a cogliere qualche cosa, no? Insomma, di chi non lo freghi tanto facilmente, no? Non è così? Quindi più che l'aldilà mi fa venire in mente l'aldiguà, però è geniale questa cosa. Siete pronti alla partenza? Bang, via. Sì, siete pronti alla partenza? Mi sembra una domanda pertinente. Qualcuno dice potrebbero essere anche sugli spalti a vedere una partita. Certo, sì, assolutamente. È una posizione non naturale, quindi, che si crea in seguito a qualche cosa, qualche evento. Chi è il prossimo? Dovrei essere io. Sì, chi è il prossimo? Tutti si sporgono, qualcuno parla. Potrebbe essere lo sguardo di chi è attento a non farsi fregare in una ipotetica fila. Potrebbe essere, perché no?
Che ne pensate del nuovo passeggino che state testando? È leggero e facile. Ma direi che questo è piuttosto improbabile, prima di tutto è improbabile che siano in quattro contemporaneamente a testare un passeggino. E anche se la posizione è una posizione strapiegati su se stessi, sono inclinati, vedete, certo. Però non hanno le braccia protese avanti, da quel che posso vedere. Anzi, l'ultima, per esempio, ce l'ha il braccio scorre lungo il corpo, forse lui, ecco, quasi su una bicicletta. Potrebbero essere su delle biciclette anche, perché no? Chi siete? Quattro ragazzi alla seconda E. Chi siete? Certo. Cominciamo col vedere adesso attraverso alcune inquadrature che cosa ha fatto Bob Fosse. Prima di tutto, qui ne ho prese solo alcune, in intervista, cioè nel film ce ne sono tante. Vedete che, per esempio, qui l'inquadratura avviene di spalle, poi addirittura contro luce in bianco e nero, quindi è un'immagine sottoesposta. Questa parte è sovraesposta e questa è sottoesposta. E poi oltretutto è di spalle. Quando si intervista qualcuno di spalle? Quando ovviamente non vuole mostrare la sua identità. Ma non è questo il caso, non è questo il caso perché lei è la mamma di Lenny. E quindi la scelta del regista è una scelta puramente stilistica. Che cosa ci vuole dire con questa scelta? Vedete, ci vuole dire che le sue parole sono così importanti, la sua presenza nel film è così importante che noi dobbiamo osservare questa composizione, non possiamo non osservarla. E l'occhio la vedete quanto parla di spalle? E poi guardate questo passaggio perché c'è lei di spalle e poi questo non l'ho montato io, eh. Io ho montato le diverse sequenze così per farvi vedere, ma questa è una sequenza montata con due inquadrature diverse dal regista. Vedete, c'è il passaggio dalle spalle e poi improvvisamente all'espressione di questo cabarettista. E ovviamente cambia completamente il tono. Il cabarettista grida, lei parla invece sottomessa. Lei sta parlando di sentimenti, qui si parla di spettacolo. Lei sta parlando di sentimenti, quindi ne parla in una forma privata e il regista non la prende in volto, quasi in segno di rispetto di questi sentimenti. E qui invece l'azione viene bruscamente portata da tutt'altra parte attraverso invece l'urlo dello spettacolo. Poi un altro tipo di intervista, osservate, questo, anche come nel caso precedente, anche questo sarebbe giudicato formalmente un errore, infrangere il canone perché c'è questa mano che compare, l'intervistato non si vede, poi quando si vede, eccolo qua, che appare in fondo. Ma vedete che l'immagine è molto fotografica. Quindi vengono a cadere i canoni dell'intervista, nel senso dell'intervistato in primo piano, ben visibili le sue espressioni, che sono le regole d'oro dell'intervista, che invece qui vengono completamente messe da parte. Perché quello che conta non è l'adesione al canone formale e superficiale, direi anche del modo con cui si dovrebbe svolgere un'intervista, ma qui si sta parlando di una storia importante, affettiva, piena di sentimenti e il regista vuole mostrare questo attraverso la composizione dell'immagine. Guardate, è bellissima questa fotografia così. Poi questo l'ho inserito solo per farvi capire di che cosa si sta parlando. Quello è il protagonista. Guardate tra l'altro, en passant, le riprese dal basso, inquietanti di questa. Siamo negli anni 50. Questa è la moglie, mamma, questo è il produttore. Ok? Si cambia di inquadratura, vedete la moglie prima era qua, era un primo piano. E adesso invece è in un campo ampio che mostra l'ambiente, lei più lontana, si vede anche il microfono.
A volte si vedono gli strumenti dell'intervista nella stessa intervista. Si vedono perché, anche qui è un'infrazione del codice, perché si dice appunto che se svolgiamo un'intervista non mostriamo gli strumenti. Invece qui vengono mostrati proprio per il fatto che si tratta di un elemento narrativo, non ce ne frega nulla di mostrare l'elemento con cui è costruita questa azione. Perché? Perché dal momento in cui l'intervista appare, diciamo, nell'intervista tradizionale, quella per il documentario, quella per il telegiornale, eccetera, non bisogna mostrare gli strumenti. Perché? Perché è già così palese che si tratta di un'intervista e si tratta di una tecnica di rappresentazione, di racconto di fatti, di eventi concreti, di documentazione, che è inutile aggiungere anche gli strumenti, che renderebbero ancora più ridondante questo aspetto. Qui invece no, non ci interessa niente. Perché? Ma perché qui siamo all'interno di una storia, non è una documentazione. È sì un'intervista, ma è un modo per raccontare, non è un modo per raccogliere informazioni. È un elemento integrato della storia stessa, e quindi noi perdiamo la concezione che sia un'intervista. Sono voci narranti, e dunque vedete che possono apparire anche gli strumenti dell'intervista stessa. Questa scena l'ho riportata appunto per il motivo di mostrarvi la storia, cioè di cosa si sta parlando, e allo stesso tempo vedete che le immagini, adesso qui ci sono le voci narranti degli intervistati, le immagini scorrono sopra, queste immagini scorrono sopra, mentre loro parlano, fondamentalmente. Poi arriva l'FBI, eccetera, eccetera. Ecco, guardate la posizione del produttore, vi sembra la posizione di un intervistato? Prego, prego, onorevole, metta i suoi piedi sulla scrivania, prego, guarda, faccia così, si appoggi. No, questo capita un po', capitava una volta, adesso è più raro, nel mondo degli artisti, così, che venivano sorpresi in determinate posizioni, e quindi lì per lì si facevano le interviste, le chiacchierate. In questo caso è costruito questa bella suola di scarpe, opportunamente sfocata, perché la messa a fuoco riguarda invece la profondità del campo e non il primo piano, però vedete, non è una posizione da intervista, eccola qua, questa rispecchia perfettamente la regola principe della composizione, la regola dei terzi, che conoscete, se non conoscete cercatela, la regola dei terzi, che è la vostra Bibbia per quanto riguarda le inquadrature. Qui c'è un momento molto importante, abbiamo una carrellata, la cinepresa si avvicina alla fidanzata, alla moglie di Lenny, perché il contenuto della storia in questo caso sta diventando drammatico e ci avviciniamo verso l'epilogo, quando Lenny appunto muore, e questa è la parte più geniale, direi, di tutto quello che vi ho mostrato fino adesso. Perché? Perché la storia si sta concludendo e si conclude con la chiusura, lo spegnimento, guardate, lo spegnimento degli oggetti che hanno permesso di realizzare l'intervista, cioè dei registratori. Erano registratori a bobina. Eccoli qua, si spengono, clac, clac, grazie, stop, arrivederci, grazie. E lui è lì così, quindi io ho commentato così. Si spengono gli strumenti di registrazione, si è spenta la vita di Lenny, è finito il racconto, il film è concluso, la storia è raccontata, che cosa rimane? Rimane il documento di questa storia. Rimane il documento, appunto, cioè il film. Vedete solo me, adesso vedete il desktop, giusto? Scusate, ma mi sto un po' armeggiando con i vari strumenti a disposizione. Lo vedete il desktop? Sì, è perfetto. Allora,
Dunque, dicevo Mario Soldati, questo è il link, YouTube ve l'ho mandato il link, potete vedere per conto vostro anche l'intervista, poi le rimetterò su anche in WeSchool. Ma quello che è interessante è che lui passa con l'automobile, vedete, incontra questi braccianti e poi l'intervista. Ma da dove l'intervista? L'intervista dentro l'auto, lui non esce dall'automobile. Non esce dall'automobile per quale motivo? Perché vuole dare l'idea di una costruzione spontanea. Naturalmente la costruzione non è spontanea. Perché non è spontanea? Da cosa lo si capisce? Lo si capisce dal fatto che si passa da un'inquadratura all'altra e quindi la telecamera deve aver inquadrato l'auto. Per aver inquadrato l'auto, la troupe era già lì. Quindi è chiaro che lui ha voluto, come dire, trasmettere il momento di spontaneità che ha vissuto e per renderlo credibile. Sono dei trucchi che si usano in cinematografia, ce ne sono tanti, ma vedete che è geniale perché lui appunto non esce, no? Non esce e sembra quasi che non ci sia il contatto. Invece il contatto c'è perché, secondo appunto le regole dell'intervista, quindi mettere a proprio agio le persone, eccetera, eccetera, che cosa fa alla fine? Alla fine vedete che, dov'è il fotogramma? Eccolo qua. Lui scende dall'auto per dare un paio di bottiglie di vino a questi braccianti e berle insieme a loro. E qui, se voi avete presente, quando Mario Soldati inizia a parlare, c'è questo rumore martellante che disturba il suo commento. Anche questo è un errore, tra virgolette. È chiaro che si tratta di scelte, non di errori, perché potevano benissimo togliere l'audio o far interrompere l'artigiano, l'operaio, e invece non l'hanno fatto. Evidentemente perché vuole sottolineare, anche con un persistente fastidioso, vuole sottolineare l'elemento spontaneo e l'elemento spontaneo come si chiama, dell'ambiente, del giro di interviste che lui sta facendo, perché qui siamo in chiave neorealista, siamo negli anni 50 e lui sta girando l'Italia per documentare quello che in Italia appunto avviene. Sì, siete a pieno schermo, dovete vedere solo questa cosa di Mario Soldati. Ok, proprio solo i fotogrammi, questi fotogrammi. Adesso andiamo un po' avanti, quindi c'è tutto questo martellamento che finisce solo quando lui entra nella bottega. Ecco, adesso lui sta entrando nella bottega, finisce questo martellamento e parla con questo tizio, indica tutte le bottiglie. È evidente che lui è già stato qui, si è preparato ovviamente, non è assolutamente spontaneo, però vuole cercare in qualche modo di rendere la spontaneità. Ok, quindi dentro questa bottega Mario Soldati parla molto, parla per diversi minuti, parla a lungo, poi lascia la parola all'esercente che si esprimerà in merito appunto al culatello, il famoso culatello, che qualcuno di voi conoscerà di sicuro perché viene dall'Emilia. Anche questa è un'infrazione delle regole dell'intervista perché normalmente l'intervistatore raramente deve apparire sulla scena e soprattutto deve lasciare lo spazio alle parole dell'intervistato. Questa è la regola. Tant'è che oggi c'è anche questa moda, che è nata qualche anno fa, di tagliare addirittura le domande e di lasciare soltanto le risposte in una dinamica di rappresentazione che mostra un jump cut, cioè un salto da un'immagine all'altra, perché se io taglio dell'inquadratura, ovviamente, e inquadro solo chi sta parlando, poi vedrò degli scatti. È stato di moda, poi adesso viene ripreso così, anche perché è facile, si taglia, non c'è montaggio in sostanza. Invece qui abbiamo Mario Soldati che occupa la scena. Perché occupa la scena? Occupa la scena perché la storia è lui. È lui il filo narrativo della documentazione. Le altre persone servono per avvalorare un messaggio
servono informazioni, questo è chiaro, no? È assolutamente, è ovvio, è il loro primo compito, però servono anche per avvalorare il messaggio di un viaggio itinerante all'interno del paese per documentare alcune sue caratteristiche del paese Italia, della nazione. Tra l'altro, non so se questo o altre interviste, viaggi di questo genere, lui li ha compiuti con Zavattini, grande maestro del neorealismo. Il neorealismo si distingueva, tra le altre cose, per una caratteristica che era quella di badare poco alla sceneggiatura, quindi arrivare sul campo e utilizzare gli elementi che incontravano sul campo. Quindi sicuramente loro sono andati in giro, hanno trovato questo emporio, hanno organizzato ovviamente le interviste e poi le hanno girate. Con Lenny, eccolo qua, e con Lenny e con Mario abbiamo visto dei modi di realizzare le interviste senza rispettare i canoni. Adesso invece dobbiamo parlare un po', scusate, questi sono stati degli spunti che penso siano interessanti per voi affinché usciate dagli schemi della concezione tradizionale del suo uso. Bene, prima di tutto vi do un consiglio. Se leggete l'inglese o lo capite un pochettino, acquistate il libro di Michael Hernandez, che tra l'altro è anche un mio caro amico. Vi darò poi il link, è un ebook. Michael Hernandez è un documentarista americano che insegna anche nelle high school americane e insegna proprio tecniche di ripresa, costruzione, montaggio, eccetera. Ha fatto con i suoi studenti dei documentari molto interessanti a Cuba, nel Vietnam di oggi, a distanza di tanti anni dal famoso conflitto che c'è stato in Vietnam. Ha tutta una serie di indicazioni che sono molto interessanti. Vedete, cercare gli argomenti, determinare gli stakeholder, quindi le persone che in qualche modo hanno a che fare con l'evento, tirare i giornalisti. Lui parla proprio di una organizzazione, come dire, premeditata dell'intervista, della costruzione di un filmato di documentazione intorno alle interviste. E vi dà una serie di consigli interessantissimi. Trovate il suo libro in ebooks. Credo che sia solo per dispositivi per iPad e iPhone questo libro, perché è un libro anche interattivo. Invece io vi presento qualche sintesi che prende spunto appunto da Michael, che ho trovato, cioè rispecchia anche quello che io poi insegno in questo campo. Allora, prima di tutto vi dovete documentarvi bene prima di ogni intervista. Guardate che normalmente a scuola non si fa questo, cioè si fa l'intervista per avere l'opinione, ma non si va con una propria opinione. E invece è importante documentarsi bene prima, perché se si conosce bene l'argomento, anche gli intervistati agio e vi daranno fiducia. Se loro sanno ciò di cui voi parlate, voi li catturerete, li porterete dentro la vostra storia. Mi è stato chiesto qual è il titolo del libro, è questo, L'arte della video intervista, è questo qua. In WeSchool comunque vi metto il link, d'accordo? Argomento, stabilite l'angolazione con domande mirate sorte sulla base della conoscenza dell'argomento. Cioè, questo è un principio importante che dovete ritenere per forza. Lo abbiamo visto anche nel film e poi nelle interviste di Mario Soldati. Nel film ovviamente e anche in Mario Soldati sono perfettamente a conoscenza dell'argomento, sono in grado di metterlo a fuoco. Mario Soldati, per esempio, dice: io ho saputo che il culatello si lavora in questo modo, quindi dà la possibilità all'intervistato di intervenire a sua volta perché vede che Mario Soldati è documentato, è preciso e mette a fuoco bene con domande mirate, come occorre, non come si usa il culatello, ma
Il culatello si mette a bagno nel vino? Questa è una domanda precisa. Un altro punto molto importante è questo, che l'intervista non deve orientare le risposte, assolutamente, e bisogna fare attenzione al fatto che le domande siano formulate in modo tale che la risposta non possa essere un sì o un no. Cioè, io non posso chiedere ti è piaciuto il film che hai visto ieri? Perché la risposta è un sì o un no. Io devo porti quelle domande che ti consentono di parlare, di esprimerti. Per cui ti dirò, sei d'accordo nel ritenere che questo film sia eccetera eccetera? Che cosa puoi dire in merito a quella scena, a quella parte? Cosa ne pensi della partecipazione di eccetera eccetera? Più le domande sono precise, più date possibilità al vostro interlocutore di parlare, di esprimersi. Poi c'è un problema, naturalmente, un problema nel senso che dovete documentarvi su come si inquadrano le persone quando realizzate un'intervista. Perché prima di fare come ha fatto, no, prima di imitare Bob Fosse, dovete imparare l'ABC della ripresa e insegnarlo ai vostri studenti. Sono poche le regole, però sottolineiamole un momento. Per esempio, se siete all'aperto, ma funziona anche al chiuso però della vostra scuola, vedete, prendete questi pannelli che costano pochissimo e hanno sul davanti una carta argentata, è come la carta di alluminio che usate per conservare gli alimenti. Sono pannelli di questo genere. Che cosa fanno? Che riflettono la luce del sole. Perché la devono riflettere? Perché, vedete, se voi non la riflettete la luce del sole, pare metà in ombra e metà la luce. Se voi invece riflettete la luce del sole, il soggetto tenderà ad apparire sotto un'illuminazione più o meno uniforme. Eccolo qua. Sono dei trucchetti che migliorano molto la qualità del vostro filmato. Allo stesso tempo calcolate naturalmente che cosa state facendo. Se piazzate l'intervistato in controluce, questo sarà il risultato. Dovete giocare. Se non ne potete fare a meno, allora dovete ottenere questo risultato mettendo a fuoco e calcolando l'esposizione sul volto dell'intervistato. Non vi dovete preoccupare perché utilizzate degli strumenti digitali, quindi il calcolo dell'esposizione non viene più come una volta attraverso l'esposimetro manuale, poi dopo devi calcolare i diaframmi, eccetera. Quindi più o meno i vostri dispositivi vi daranno un buon risultato, ma dovete puntare su di lui. Naturalmente poi sarà sovraesposto tutto lo sfondo. Qui invece avviene un'esposizione diciamo è più uniforme perché è stato messo, calcolato, è stato puntato di più sullo sfondo rispetto al soggetto inquadrato. Quindi è vero che l'immagine appare più uniforme, però è anche vero che il soggetto in ombra. Allora, tutte queste cose io ve le passo rapidamente attraverso una slide. Perché? Perché vi voglio dire che niente si improvvisa e bisogna avere un po' di cura. È facile realizzare delle buone interviste, inserirle all'interno di una storia, come abbiamo visto negli esempi prima, però bisogna fare questo, si arriva a questo risultato facendo una serie di prove. Rispettate anche le regole dei terzi, scegliete bene il paesaggio, attenzione all'albero che spunta sotto la testa, guardate quello che sta intorno a voi, se c'è una rappresentazione migliore dello sfondo, anche se state operando in modo spontaneo. Dovete sempre avere l'occhio verso l'inquadratura, è il vostro occhio verso il bello, è il vostro occhio verso la rappresentazione estetica, cioè verso la composizione dell'immagine. Proviamo a stabilire un workflow allora su come potete preparare l'intervista con i vostri studenti in classe.
Partiamo dal documentarsi. Lo ribadisco ancora una volta, la documentazione è importante. Molto spesso io ho visto ragazzi in buona fede con i loro insegnanti che creavano dei filmati fondati su interviste, ma con lo scopo di informarsi loro stessi. E si vedeva questo. I filmati erano interessanti perché magari erano ragazzini che li facevano, quindi c'è sempre la loro freschezza che li tiene su, però da un punto di vista di contenuti erano assolutamente inguardabili, perché si capisce perfettamente l'ignoranza dell'intervistatore. La prima regola che dovete ricordare e che sicuramente scardina un vostro pregiudizio è che l'intervista non serve per dare informazione a voi, ma per dare informazioni allo spettatore. Voi siete già informati, voi sapete già che cosa raccontare, voi utilizzate l'intervista come un supporto alla narrazione. Ecco che allora siamo un po' di Mario Soldati e Bob Fosse, dove l'intervista fa la storia proprio, la storia del viaggio, di un viaggio alla scoperta dell'Italia, nel caso di Mario Soldati, la storia di Lenny Bruce, dal punto di vista di Bob Fosse. Quindi la documentazione. Prima vi documentate, poi intervistate. In questo modo sceglierete anche le persone più adatte all'intervista. No, questo anche se fate, anche nel caso di un documentario, anzi, questo è sempre valido. Vi dovete sempre documentare. Non si fa mai un'intervista informazioni. Le informazioni che voi se fate un film, sto dicendo se costruite un documentario, se dovete studiare, non lo so, il mondo delle api e tutti i ragazzini sono lì a chiedere all'agricoltore delle informazioni, eccetera, è chiaro che l'agricoltore è una fonte, anziché studiare sul libro di testo avete un contatto con l'agricoltore, l'apicultore, scusate, con l'apicultore, va bene? Ma non sto parlando di questo, io sto parlando del fatto che volete realizzare un prodotto classe che documenti, quindi trasmetta delle informazioni, oppure racconti una storia, ma che in entrambi i casi l'intervista sia una parte importante di questo racconto. Bene, non lo potete realizzare se non vi documentate prima. È ovvio questo, è assoluto, però non è un'idea così diffusa. Quindi insisto su questo, prima si studia e poi si realizza il prodotto che svolge anche l'intervista. Qualità di registrazione e ripresa, fate attenzione a questo e utilizzerete anche determinati strumenti che adesso poi vi indico. La qualità, cioè l'intervista non è solo la parte orale come abbiamo cercato di vedere nella prima parte di questo webinar. È composizione, è azione, messa a fuoco, è illuminazione. Tutti questi elementi devono essere presi in considerazione nel corso della preparazione dell'intervista. Poi dovete stendere le domande vanno scritte e discusse prima dell'intervista, non solo, ma le domande vanno fornite all'intervistato, se possibile. Se possibile vanno fornite prima all'intervistato. Se non è possibile, intervistato e prima dell'intervista gli direte parleremo di questo e di quest'altro, vi chiederemo questo e di quest'altro e gli lascerete qualche minuto affinché lui rifletta. Ma l'intervista deve essere preparata, anche se poi appare, come nel caso di Mario Soldati, in modo spontaneo. Poi nel corso dell'intervista. Nel corso dell'intervista dovete approfondire le tematiche. Più le approfondite, più precisi siete, più tirate dentro l'intervistatore e più naturalmente la storia che voi raccontate sarà interessante per gli spettatori. Non rimanete alla superficie. Questo non significa utilizzare chissà quale lessico gergale, paroloni, e vocabolario scientifico incomprensibile. No, significa restare su un registro di colloquio che sia popolare, comprensibile, ma che non escluda assolutamente l'approfondimento. E nel caso in cui vi incontriate qualche
difficoltà dovuta appunto all'estero, alle tematiche, eccetera, bene, potete anche specificarlo nell'intervista stessa e rimandare poi a degli approfondimenti successivi o allegare un apparato di divulgazione al vostro documentario. Ma poi la cosa che conta è l'intervista deve apparire come una conversazione, non può essere una conferenza stampa in cui il giornalista si alza, pone la domanda, dà la risposta, il soggetto, poi un altro giornalista e così via. L'intervista non è una conferenza stampa, è una chiacchierata, è una conversazione. Entrambi dovete essere a proprio agio. Gli studenti che hanno questo modo appunto studentesco di preparare le interviste appaiono sempre come gli studenti che vogliono imparare. No, bisogna rompere questo rapporto. Loro chiacchierano con l'intervistatore, anche se questo, con l'intervistato, anche se questi è una personalità importante. Loro sono alla pari perché loro hanno preparato, hanno professione, hanno un compito portato a termine e ora lo gestiscono. Sono abili per la loro età, per la loro capacità, per il loro livello di studi, non hanno nulla di meno di Rita Levi Montalcini, Papa del Presidente della Repubblica che devono intervistare. Quindi conversano e non si presentano mai con un atteggiamento remissivo, che è l'atteggiamento tipico che la scuola purtroppo agli studenti, perché gli studenti devono essere studenti e gli insegnanti insegnanti. Questa barriera deve essere rotta. E vi dirò anche una cosa, è chiaro che non arriverete mai a un risultato buono di questo genere se voi non siete primi a rompere questa organizzazione in classe e quindi a mettere tutti sullo stesso piano e a dire ragazzi, rimbocchiamoci le mani, vogliamo capire qualche cosa di più e trasmetterlo ai nostri spettatori, studiamo questo argomento e poi abbiamo l'occasione di parlare con questi scienziati oppure semplicemente queste persone e così via. Ricordatevi questi 5 punti che sono fondamentali. Poi, da un punto di vista dell'intervista, dividete la questione tra intervista spontanea e intervista preparata. Io ho preparato questo schema che non vi sto a leggere, voi lo leggerete, lo avrete nelle slide, ragionateci su, perché per intervista spontanea intendo che state intraprendendo un viaggio, così vi capita l'occasione di intervistare al volo qualcuno, non avete la possibilità di prepararla l'intervista. Quindi che cosa fate? Vi dirò però solo una cosa che riguarda entrambe le posizioni, e cioè quando ponete una domanda all'intervistato, cercate, se possibile, di far ripetere la risposta alla domanda stessa. Perché? Perché voi in determinati casi potreste anche decidere di togliere la domanda. Per esempio, ti piace? No, ti piace il cioccolato? Non va bene. Ma fra questi, no? Fra questi, quale tipo di cioccolato preferisci? Quello fondente, quello al latte, eccetera, eccetera. L'intervistato risponderà. Può anche rispondere semplicemente: preferisco quello al latte. Al latte cosa? Non si sa che stiamo parlando di cioccolato se voi a un dato momento, per qualsiasi motivo, dovete tagliare la domanda. Quindi dovete suggerire all'intervistato, se è possibile, di ripetere il soggetto. Se non lo ripete lui, ricordatevi di ripeterlo voi. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cioccolato. Quindi, a proposito del cioccolato, lei prima ha scelto il cioccolato al latte, ma perché ha qualche cosa contro il cioccolato fondente? E così via. Conducete questa intervista tenendo sempre presente che chi l'ascolta può perdere il filo dell'argomento. Per questo il tema deve essere presente o da parte dell'intervistato o da parte dell'intervistatore, ma deve essere ripetuto il tema, altrimenti non si capisce più.
ciò di cui stiamo parlando. Parliamo adesso di come registrare l'audio. Qui dovete fare una scelta tra A e B. A, la registrazione diretta audio e video, cioè registrate direttamente dai vostri dispositivi. B, una registrazione separata audio e video. Se fate una registrazione diretta, ed è il caso più frequente, quindi vuol dire che voi avviate il vostro dispositivo con Pinnacle, iMovie, quello che volete voi, e automaticamente lui registra sia le immagini che l'audio. Avrete nella timeline i clip video che mostrano sia le immagini che l'audio contemporaneamente, non avete problemi di sincronia. Nel caso B invece, voi con uno strumento registrate il video, il filmato, e con l'altro registrate l'audio. Poi dovete mettere insieme le due cose. Sono scelte che si possono fare. Questa è più professionale, ovviamente i professionisti che piazzano poi diversi strumenti di registrazione. Dovete sapere, se non lo sapete già, che in questo occorre un chuck. Cioè occorre l'elemento clack, no? Sapete il chuck che fa rumore, perché quel chuck lì, chuck, è precisamente il punto sul quale voi avvierete la sincronizzazione dell'audio e del video. Montate su una traccia il video, in quella traccia sottostante l'audio, e poi usate il chuck per stabilire la sincronia. Quindi il chuck si chiude, e nel momento in cui si chiude si sente anche il rumore, quindi a quel punto potete montare. È più complicato, però lo dico perché, per esempio, potrebbero esserci tra voi delle persone interessate a seguire questa strada. Se possibile, registrate con un boom. Che cos'è un boom? Un'asta alla quale agganciate il microfono. L'avete visto un sacco di volte, a volte entra anche in scena alla televisione, lo vedete, no? O nei backstage dei film, vedete che c'è qualcuno, il microfonista, che con quest'asta in mano tiene un affare tutto peloso qui intorno, perché un filtro antivento che si mette. Come si crea quest'asta? È molto semplice. Prima di tutto ci va una prolunga di questo genere e poi si compra un'asta. Ci sono le aste Manfrotto, guardate su Amazon, le aste telescopiche, tipo quelle dei selfie, e poi ci attaccate uno snodo che vi consente di tenere sul microfono e basta. Poi tenete questo microfono in alto, vicino al soggetto. È il modo migliore, altrimenti vi arrangiate in qualsiasi altra condizione, ma questo costa poco, è semplice da realizzare e si ottengono dei risultati migliori rispetto a un microfono agganciato direttamente alla fonte di ripresa, che oltretutto è a una distanza maggiore rispetto a quella a cui può stare il boom. E quindi ci saranno gli studenti che dovranno organizzare questo, no? Gli studenti che, come dire, si occuperanno i microfonisti in sostanza. Ci saranno i microfonisti, il cameraman, l'intervistatore e i microfonisti. Microfoni, quali microfoni? Qui avete tre scelte fondamentali. Primo, i classici microfoni USB come il Samsung, che è quello che io tra l'altro sto utilizzando per questo webinar. Il Samsung è un microfono USB, dunque voi potete attaccare questo Samsung anche direttamente all'iPad, all'iPhone, oppure, il caso per cui maggiormente viene utilizzato, per un'intervista da tavolo. Lo mettete sul tavolo e prende bene anche due o tre persone intorno, sì, anche 4 o 5, diciamo, davanti a questo microfono e non oltre questa linea. Questa è una soluzione, è anche molto economica. Potete montare questo Samsung su un boom, su un'asta, perché al di sotto, vedete, io l'ho montato qua, su questo, come si chiama, l'innesto per avvitare, che cosa? Così come io ho avvitato la base, voi potete avvitare l'asta che lo regge durante l'intervista. Oppure avete microfoni come il Rode, che è uno dei più usati, ce ne sono diversi, scegliete quello che è più utile per le vostre tasche, ma soprattutto per questo tipo di microfono voi dovete stabilire, uno, a quale apparecchio lo collegate. Lo collegate all'iPhone, perché l'iPhone è il punto di ripresa? Perfetto, tra l'altro fa filmati in 4K, quindi è super
il vostro smartphone, sarà un Samsung, sarà l'iPhone, quello che volete voi, ma allora dovete sapere che l'iPhone non alimenta i microfoni che devono essere alimentati, quindi dovete scegliere tra questa tipologia di microfoni quelli che non presentano necessità di essere alimentati. Per esempio questi microfoni, che sono dei microfoni XLR, hanno bisogno di un'alimentazione, hanno un attacco XLR che va bene, si trovano gli adattatori, tutto quello che volete, però fondamentalmente ha bisogno di un'alimentazione, quindi di un passaggio intermedio. Certo, sono di migliore qualità, però sono più complicati da utilizzare, specialmente in classe. Poi ci sono anche questi microfoni, che sono microfoni a fucile. Questi microfoni sono generalmente abbinati a delle fotocamere. Questo, per esempio, è abbinato a una fotocamera Canon. Però potete inserire un jack molto lungo o con la prolunga, e quindi è molto semplice creare un boom oppure tenerlo anche semplicemente in mano vicino all'intervistato. E poi ci sono dei microfonini che sono eccezionali, perché sono questi, è il filtro antivento, in questo caso della Rode, e della Rode vedete è lo stesso che è inquadrato qua. Questo microfonino si inserisce all'interno dell'iPhone in questo modo. Se lo utilizzo direttamente attaccato all'iPhone non c'è bisogno di nient'altro che di infilarlo nella presa audio, e lui è operativo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io farò l'intervista così, io riprendo, lo riprendo da questo, eccolo qua, riprenderò così, d'accordo? Quindi guardo l'intervistato e lui parlerà, ed è una buona soluzione. Lo stesso microfono invece io posso tenerlo con un cavo molto più lungo di questo, anche 3 o 4 metri, allora inserirò il cavetto audio nel jack del mio dispositivo, eccolo qua, e il microfono sarà staccato. Questo sia un cavo lungo 3 metri, e quindi cosa faccio? Ricostruisco la stessa situazione di prima, cioè posso portare il microfono vicino all'intervistato e creare un boom in questo caso. Va bene, queste sono fondamentalmente le scelte. Poi ne possiamo parlare all'interno della nostra classe, ovviamente. Fate la vostra scelta e vedrete che vi troverete con dei dispositivi non cari, ma sicuramente che migliorano radicalmente la qualità della vostra, delle vostre interviste, del vostro lavoro. E poi, infine, l'ultima cosa di cui vi voglio parlare è questa. Io caldeggio molto l'uso dello smartphone di qualità, quelli che fanno i filmati in Full HD o addirittura in 4K. Abbiate l'accortezza di acquistare delle lenti che si innestano su questi dispositivi. Queste lenti hanno dei prezzi che variano dai 7 ai 120 euro tipo. Naturalmente quelle da 7 euro è plastichetta che rischia anche di deformare l'immagine. Fate una piccola spesa e scegliete, guardate su Amazon, guardate dai rivenditori specializzati, così quelle più adatte ai vostri scopi. Non servono le macro perché non intervistate i fiori, ovviamente serve magari un grandangolo per avere un'immagine ampia, però generalmente lo smartphone ha già una bella immagine ampia, quindi forse quello che vi serve di più è un piccolo, in modo tale che possiate avvicinarvi alla, per esempio, alle espressioni, al viso della persona che state intervistando, e quindi la possiate in qualche modo isolare dal contesto del paesaggio. E come avete visto, varie riprese, per esempio Bob Foss. Eccoli qua i risultati, dove sono? Sono qua. Allora, siete un po' megalomani, vinco il Pulitzer e 6 Oscar, non ce n'è per nessuno, addio colleghi, buona sfortuna. Tiè. Vediamo, partiamo dal dato più basso. Utilizzerò una tecnica molto narrativa, 23%, perché la trovate complicata, immagino.
Sì, però è anche quella che dà più soddisfazione. Pensateci, rifletteteci. Poi 38% e 38% a pari merito mi dedicherò di più alla documentazione e poi voglio sperimentare forme originali. Mi sento ispirato, dai. Ispiratevi, veramente, provate, fate delle prove, soprattutto le inquadrature, tutto così, ma non fate le prove finali della vostra realizzazione, fate proprio prove spontanee, vi trovate in un posto e dite, dai ragazzi, proviamo, come si potrebbe realizzare un'intervista qui? Che inquadrature? Guardiamo i risultati, vediamoli subito, vediamo da tre angolature diverse, qual è la migliore? Lavorate per un po' così, in modo spontaneo. Poi, 56% mi procura un minimo di attrezzatura, sì, un minimo ci vuole, certamente, quella che io vi ho indicato, beh, eccellente, con poca spesa avrete ottimi risultati. Farò attenzione, inquadratura e composizione, bene, 67%, l'avete capito, quindi avete fatto le vostre scelte. Nascondo i risultati e abbiamo tirato a lungo questa sera, quasi 2 ore, ma perché abbiamo visto anche dei filmati. Per il resto direi che è tutto e ci vediamo nella classe. Vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar, spero che siate stati interessati e che ci siano poi in futuro dei risultati. Dunque, vi saluto e ci vediamo al prossimo webinar, alla prossima occasione.